Flash news di Eboli in pillole, il crollo al Castello Colonna. Dopo l'incontro tenuto a Napoli con tecnici ed autorità penitenziarie, la commissaria prefettizia Vincenza Filippi rende noto che sono in corso tutti gli accertamenti tecnici per risalire alle cause del crollo al Castello Colonna. La commissaria ha sollecitato i tecnici a chiarire l'eventuale nesso di causalità fra il dissesto verificatosi e i lavori della Casa del Pellegrino. Sono state inoltre avviate le procedure per la catalogazione, rimozione e stoccaggio del materiale di risulta del crollo nell'area dell'ex pastificio Pezzullo, attiguo al Comando Municipale dei Vigili Urbani. Rete idrica e servizio di custodia dei detenuti ospiti del castello sono stati sospesi e verranno ripristinati dopo la rimozione del materiale crollato. È stata infine attivata con la procedura della somma urgenza la messa in sicurezza del muro, ma non si specifica come, e la limitazione della circolazione stradale a tutela della incolumità pubblica. Manca il controllo dei servizi a supporto dell'attività ospedaliera, una vecchia pecca dell'ospedale di Eboli che prescinde dalla politica sanitaria. È quanto denuncia la Willa in una interrogazione scritta fatta pervenire al direttore sanitario calabrese. L'attività dei servizi, biancheria, mensa, pulizia, indice del livello qualitativo di una struttura sanitaria, fa notare il sindacato, richiedendo appunto maggiore controllo che secondo la Willa al nosocomio ebolitano è carente. L'antropologo Paolo Apolito sarà ospite questa sera alle 17 presso l'Istituto Comprensivo Giacinto Romano di Eboli, invitato dalla sede bolitana del club Inner Well. Ritmi di festa è il titolo del suo lavoro, che coniuga la presenza del libro con la lettura teatrale rappresentata dallo stesso autore. Obiettivo dell'iniziativa è quello di riavvicinare i giovani alla lettura del cartaceo, trascurata a favore della lettura sul web. In vista della prossima eclissi solare prevista per il 20 marzo sarà ospite ad Eboli Alberto Fienga, presidente del centro astronomico Neil Armstrong di Salerno. L'eclissi durerà dalle 9:20 fino alle 11:40 ed i ragazzi della scuola Vincenzo Giudice saranno guidati da Fienga ad una corretta osservazione dell'eclissi, anche con piccole lezioni di astronomia finalizzate ad avvicinare i bambini a questi fenomeni di cui l'oscuramento del sole è solo una parte. Il giovane Cosimo Gallotta, gestore del centro sportivo Furore, ventenne campione di biliardo, ha vinto la gara nazionale di biliardo sportivo organizzata a margine della tappa nazionale riservata ai professionisti. Considerata la sua giovane età, nell'ambiente tutti sono pronti a scommettere un suo brillante futuro internazionale in questa disciplina. Il giovane Gallotta rilancia così una vecchia tradizione ebolitana di eccellenza nel biliardo. È tutto, arrivederci alla prossima.